strappo, segno, disegno, materia e tanto altro. Questi gli strumenti chiave del pittore abruzzese Lucio Monaco. Nel lontano 1999, a causa di un evento che mi è successo in famiglia, cominciai a strappare le foto così di una mia cara. Nel momento in cui ho strappato queste foto mi sono reso conto di aver sbagliato. Ho ripreso queste foto da dentro al cestino e le ho cominciate a ricollocare sopra delle tele, sopra dei supporti. Pur traendo ispirazione dalla corrente della pop art, Monaco ha sviluppato uno stile personale, dotato di un particolare occhio verso il sociale. Suo grande merito è la capacità di rendere vivi stralci che non erano originariamente destinati ad un fine narrativo. Ho seguito tanto Andy Warhol, ho seguito tanto Ville Klee, ho seguito tanto Rauschenberg. La mia pop art riguarda molto i problemi sociali, i problemi che avvengono nella vita di tutti i giorni. Sulle tele vive con la stessa intensità la stretta attualità del Covid e l'immaginario dantesco. Nel futuro del pittore è già in preparazione un omaggio dedicato a Franco Battiato. Un quadro di un metro per un metro e sto lavorando su questo, che oltre alle musica mi piace molto quello che dice.